a Kelibia incontro Maher e col suo taxi percorriamo i 15 chilometri necessari per raggiungere l'area archeologica di Kerkouan. Arrivo così al suo museo. Il museo di Kerkouan conserva i reperti rinvenuti nella necropoli attorno alla città. Tra di essi vi sono statuette votive di divinità come Tanit e la dea Astarte, monili in oro e oggetti di uso quotidiano. Kerkouan, oggi patrimonio dell'umanità dichiarato dall'UNESCO, è il nome dato all'antico insediamento punico scoperto dai francesi Pierre Saint-Ath e Charles Saumagne nel 1953 e dunque riportato alla luce con gli scavi effettuati subito dopo l'indipendenza della Tunisia dal 1957 al 1961. Un plastico rende bene l'idea della forma mezzaluna dell'antica città, nonché la sua posizione sulla costa mediterranea. All'interno dell'area archeologica di Kerkouan, uno dei siti punici meglio conservati arrivati fino a noi oggi. Kerkouan rappresenta la città punica meglio conservata al mondo, in quanto venne distrutta da Agatocle nel 310 a.C., poi incendiata nel 256 a.C. da Attilio Regolo, quindi sepolta dalla sabbia e mai più riabitata. Oggi possiamo affermare che si trattava di una cittadina di 2000 abitanti, in gran parte artigiani e mercanti, in quanto non vi si è trovata alcuna traccia di attività agricole, bensì molte botteghe e laboratori di vasellame. Protetta da una doppia cinta di mura fortificate larghe 15 metri, oggi ancora fa bella mostra di case, bagni, pozzi e canali per lo scolo delle acque reflue. Alle mie spalle il segno di Tanit. La casa di Tanit si contraddistingue per la riproduzione sul pavimento del cosiddetto segno di Tanit, rappresentazione grafica della dea madre venerata dai punici.
In città vi erano anche delle terme pubbliche e il tempio principale, nei pressi del quale vi erano laboratori ceramici dove si producevano statuette ed oggetti votivi. Nella cosiddetta casa del sacerdote è stato rinvenuto un forno per la produzione del tipico pane di forma circolare, molto simile al tabouna utilizzato tutt'oggi in Tunisia. Riprendo il viaggio e percorro altri 20 km per raggiungere le grotte di El Hawaria. Attraverso il villaggio di Dar al-Lush, che conta circa 4.600 abitanti, nel momento della preghiera del venerdì. Subito dopo appare la sagoma dei monti a ridosso di Capobon, che segnano anche l'entrata a El Hawaria. Questa cittadina conta oggi 9.500 abitanti ed è conosciuta per il suo festival dedicato all'arte della falconeria, ovvero la caccia con l'aiuto di questo splendido rapace. Gli stessi antichi romani la chiamavano Aquilaria, ovvero paese dell'aquila. All'improvviso ecco spuntare il mare all'orizzonte. La strada tortuosa permette di raggiungere le grotte di El Hawaria. Le cosiddette grotte romane di Hawaria sono in realtà delle grotte artificiali che nel VI secolo a.C. i cartaginesi iniziarono a scavare nella pregiatissima arenaria di questa zona, in quanto facilmente lavorabile. Il materiale veniva estratto dall'alto, in quanto la qualità della pietra era molto più pregiata alla base. Ciò ha creato queste grotte artificiali e squadrate così profonde, ancora oggi apprezzabili, nonostante siano osservabili da lontano e non all'interno, a causa di crolli e sicurezza precaria. Grazie ad un'estrazione durata oltre 1000 anni, incominciata dai cartaginesi e proseguita sotto i romani, da qui il nome improprio di grotte romane. In lontananza è possibile ammirare verso est l'estremità di Capobon, che si getta in un mare dal fantastico blu intenso. Verso ovest invece compaiono all'orizzonte le vicine isole di Zambra e Zambretta, oggi area protetta inaccessibile.
un modo romantico per completare il mio tour di Capo Bon.